cuore agli amici e collaboratori di ieri, oggi e domani. 40 anni e sempre ieri. www.novalis.it. Benvenuti amici a una nuova puntata dell'Arte del Folk. Stasera siamo in un posto particolare, diverso dal solito di quello che uno si può immaginare musica e basta, perché ci troviamo al ristorante La Tramontana del Grande Pino, perché comunque Pino è uno degli artefici del folk, nel senso che comunque con la sua attività è sempre stata legata alla musica e al folklore romagnolo, vero Pino? Io ho creato questo locale che sono 43 anni. Qui non c'era niente, non c'era neanche la strada, c'era la strada sterrata. C'era un posto che la gente mi ha detto: ma Pino cosa va a fare lassù, in mezzo a quei greppi? Però io ci ho creduto in questo posto, ci ho creduto, ho lavorato bene, ho fatto tante manifestazioni sempre inerenti al folklore, perché il folklore è per noi qui è un toccasana. Noi andiamo avanti col ballo. Purtroppo in questo periodo di pandemia è dura, Tiziano, è dura. È dura e noi aspettiamo di poter aprire il ballo, perché ragazzi qui è dura. Capisco che è un po' per tutti e tutti ne risentono, non è che io voglio pensare solo per me, però insomma è dura. Adesso sicuramente poi lo riaffrontiamo questo argomento, però intanto agli amici casa gli facciamo vedere un video proprio tratto qui dalla tramontana, così intanto agli amici video. Ritorniamo subito.
Eccoci Pino, siamo ritornati, abbiamo visto questo bel video della Tramontana dove tu qui hai comunque lavorato una vita. Io ho lavorato una vita, ci ho dato l'anima. Questo è il mio regno, la Tramontana, è la taverna del Lisio. Qui è passata tanta gente, abbiamo organizzato delle belle cose, Tiziano, Scime, abbiamo fatto la gara del Clarino, il festival della Fisarmonica, abbiamo fatto di tutto per portare gente. Qui alla Tramontana è passata tanta gente. Quando io vado in giro, ma lei è della Tramontana, ma la Tramontana ormai chi è che non la conosce? Però purtroppo i tempi sono quelli che sono oggi. Noi però andiamo avanti. Abbiamo sempre questa passione, ci rinnoviamo sempre. Adesso tra l'altro ho escogitato una bella cosa, che la gente può venire anche appunto in questo periodo di pandemia, che la gente non potendo ballare può guardarsi lo schermo. Io faccio passare sullo schermo gigante tutte le orchestre romagnole. Perciò uno stando seduto comodamente, mangiando, perché qui alla Tramontana si mangia, facciamo a volte il buffet, a volte no, perché noi abbiamo fatto tutto quest'inverno, abbiamo fatto il buffet, l'avevamo azzeccata, però adesso purtroppo il buffet bisogna farlo in un'altra maniera e noi ci siamo organizzati, abbiamo fatto il buffet chiuso come vuole la regola. È giusto che deve essere così, quindi rispettiamo le regole perché la Tramontana rispetta le regole. Visto che hai nominato la serata sax clarino, io agli amici casi farei vedere proprio un video di quella serata lì. Lo facciamo vedere, bene. Ritorniamo presto, Gabriele Cavalli, Claudio Cavalli. Thank you.
Eccoci, siamo ritornati dopo aver visto questo bel video che abbiamo organizzato insieme, perché comunque mi ricordo che insomma dai, abbiamo avuto qualche collaborazione, ma io ancora prima venivo qui da ballerino e quindi 20-30 anni fa... Non lo voleva dire. No, 20-30 anni fa venivo qui a ballare con la mia morosa, ancora non ero sposato. Anche perché tu avevi preso qualche lezione di ballo, perciò ti si vedeva, perché quando dicevano Pino noi vogliamo gareggiare, però non vogliamo gareggiare con quelli che hanno fatto scuola e un po' avevano ragione, eh? Voi comunque vi siete distinti, te e tua moglie siete stati bravissimi, che adesso glielo dobbiamo mandare, glielo dobbiamo far vedere. Visto che tu hai ancora dei video dove c'ero anch'io che ballavo, allora bisogna che lo facciamo vedere. E hanno modo anche di poterti giudicare. Esatto, esatto. Allora amici, guardate perché adesso arriverà... Ok, grazie Pino, a fra poco. Ecco Pino, siamo ritornati qua dopo aver visto questo video, che comunque sia, ecco, era un video datato d'epoca. Era un video, sì, che poteva, andava bene. Poi tra l'altro sono passati 20 anni, ti sei visto bello spumeggiante, vero? Adesso le cose sono cambiate, però comunque siete sempre una bella coppia, hai una bella famiglia, complimenti. E noi ci vogliamo sempre trovare, dobbiamo ancora organizzare qualcosa io e te. Vediamo di organizzarlo. Magari, chissà, l'inverno prossimo. Perché si può, ci pensiamo, vediamo di studiare qualcosa. Comunque qui da te sono passate tantissime orchestre. Tante orchestre e tanta gente che ha gareggiato. Perché io mettevo in televisione tutte le persone che gareggiavano. Venivano qui, facevano la sua gara la domenica mattina, che c'era allora Telemare. La gente, una persona mi ha detto, Pino, guarda, io da quando tu mandi in visione queste gare, mia moglie non mi fa più da mangiare, perché la domenica mattina sai com'è. Bisogna guardare lì. Bene. E infatti adesso guardiamo un attimino anche un video di una gara, perché comunque tu qui hai organizzato tantissime cose. E poi ritorniamo, amici, perché ne abbiamo ancora, eh? Ritorniamo, state lì. Mi raccomando, torno a dire, qui non ci sono simpatie per nessuno. La gara verrà votata sicuramente bene, perché noi abbiamo il pubblico televisivo che ci sta guardando, è vigile di come la giuria vota. Mi raccomando, adesso mi stanno dicendo che dall'1 al 5 i primi 5 dovranno gareggiare per primo e dovranno disputare 3 balli per la selezione di come destinarsi sia per il valzer lento, per il tango. Allora, le prime 5 coppie facciano un passo avanti per cortesia, le prime 5 dall'1 al 5, quelli che hanno dall'1 al 5, dall'1 al 5, questi dovranno gareggiare per primo, dall'1 al 5, perciò sono 2, 4, 5 coppie. Bene, prendiamo posizione, voi dovete fare adesso i 3 balli, poi la giuria ha il compito di scegliere, vero? A fine, dopo che hanno ballato anche gli altri, eh? Andiamo subito con Meraviglioso Valzer, forse. Thank you.
con il valzer. Attenzione signori, il valzer. Terzo posto per il valzer. La numero 8. La numero 8. Per il valzer, complimenti, bravissimi. E la coppa. Grazie della vostra bella partecipazione. Venite qua. Voi da dove venite? Da Faenza. Da Faenza, anche voi vedete normalmente le nostre trasmissioni, vero? E avete deciso di venire a farvi la vostra gara. Sì. Contenti? Contenti, si è mangiato, si è ballato. E ci siamo divertiti, vero? Grazie ancora della vostra bella partecipazione. Grazie. E adesso, signori, dai, allora, signori, per il valzer, la seconda coppia classificata, la numero 4. La numero 4, signori, attenzione. Benissimo, la numero 4. Mario, grazie della vostra bella partecipazione, consegniamo la coppa, la numero 4. Signori, Mario è reduce qua di una grande vittoria fatta quando due anni fa. Quest'anno siete arrivati secondi, è andato comunque bene, no? Tantissimo. Aspettavi il primo premio anche quest'anno? No. È in secondo, va bene. È andata bene così. È andata bene così. Siete stati bravissimi, grazie anche a lei signora. Mi raccomando, ci vogliamo trovare qui sempre ogni anno qui alla Tramontana. Grazie Mario. Grazie. Signori, e a questo punto la coppia numero 2. La numero 2, ecco qua, complimenti. Consegniamo. Bravissimi, molto bene. Grazie della vostra bella partecipazione. Ve lo aspettavate? Sinceramente no. Sinceramente no. Comunque sia, voi siete stati scelti per il valzer perché la giuria ha ritenuto che era la vostra, vero? Mi sento di ballarlo meglio. Infatti la giuria è stata all'altezza della situazione. Io vi ringrazio. Voi da dove venite? Da San Marino. San Marino. A San Marino anch'io. Lei è un pochettino emozionata? Un po'. Un pochettino. Comunque avete avuto il supporto qua dei vostri amici questa sera. Li vogliamo ringraziare, Marino. Li vogliamo ringraziare perché il merito è suo. È suo, di loro, di loro che vi hanno assistito questa sera. Pino, siamo ritornati dopo aver visto questa gara organizzata da te, ma oltre alle gare io mi ricordo che organizzavi anche dei giochini. Dove li studiavi questi giochini? Perché alcuni erano simpatici. Erano simpatici, perché io ero uno di quelli, un promotore proprio, di quelli che andavo giù al mare, io camminavo sulla spiaggia, andavo a cercare la gente, mi organizzavo con i pullman. Pensa, nel 2005 ho fatto 155 pullman nell'arco della stagione estiva. Però io mi sono dato da fare. Poi alla sera, quando io tornavo stanco dal mare, dovevo presentare le mie serate, dovevo fare i giochi, animazione, il gioco del palloncino, ne abbiamo fatti di quei giochini, Poi mi ero improvvisato a fare il mago per far divertire un po' la gente e mi avevano battezzato il mago di Verucchio che piace un mucchio. Noi siamo qui per far vedere alla gente queste belle cose, la gente che è a casa le vuole vedere, la gente è amante dell'Istria, noi siamo dei romagnoli, la gente quando si parla della Romagna si parla di Romagna mia, si parla di tutte le canzoni romagnole, ma non solo, noi adesso possiamo mandare anche dei video di Nicolucci, di Patrizia Ceccarelli, ne abbiamo, ne abbiamo, se possiamo gliele mandiamo. Gliele mandiamo perché qui sono passate tantissime orchestre. Poi Rinz e Luana, bravissimi, hanno fatto l'apertura qui loro. Possiamo anche fargliele vedere. Possiamo farle vedere. Adesso estrapoliamo qualcosa, cerchiamo nell'archivio cosa troviamo e lo facciamo vedere ai nostri amici a casa. Ma caldo, Rosso? Abbastanza, abbastanza. Renzo? Era bellissima, bravissima. Luana? Il motivo conduttore della nostra serata è soltanto questo. L'importante è ballare! Ballare!
importa, l'importante è cantare, importa, importa, l'importante è esagerare. Ecco, ci siamo ritornati, Pino, ma qui abbiamo parlato di folklore, però penso che sotto il punto di vista culinario ti dai da fare anche su quello, nel senso romagnolo, vero? Perché pasta con i fagioli, mi sa che ci sono delle cose qui, tagliatelle, ci sono... Ad esempio, a lunedì io faccio da mangiare per gli amici, gli orchestrali, quelli che non vanno a suonare e così via, no? Allora, Pino, facciamo qualcosa? Allora, li ho abituati con la pasta e fagioli, una pasta e fagioli che è favolosa. Poi non facciamo solo la pasta e fagioli lunedì. Noi questa qui la possiamo fare sempre anche durante la settimana, su richiesta. Poi facciamo adesso i nostri cappelletti che sono favolosi, le tagliatelle, i ravioli. Adesso ho tirato fuori un piatto favoloso, gnocchi, gorgonzola e noci. Sono, un giorno te lo voglio far sentire. La tramontana si mangia di tutto, dei buoni arrosti, del buon castrato, la trippa anche. Perciò mi raccomando, voi che ci state guardando in questo momento, vi aspettiamo. Vi aspettiamo perché la tramontana offre un po' di tutto. Grazie Pino di questa bella intervista, perché comunque ci tenevo a farti conoscere agli amici a casa, perché tu sei sempre stato un promotore del folklore con la tua attività, perché comunque hai sempre dato sfogo e sfoggio a quello che è la nostra arte. E poi a volte non basta, si cerca sempre di escogitare qualcosa per poter essere un po' all'altezza della situazione. Adesso ho trovato il sistema del video. Il video, ragazzi, è una cosa bellissima. Adesso, in questo periodo che non si può ballare, voi potete venire a mangiare comodamente seduti, vi potete gustare tutte le orchestre romagnole. Quindi, amici, Pino vi aspetta, la tramontana vi aspetta, venite a Villa Verucchio e vi divertirete sicuramente, mangiando molto bene. Grazie a te, Pino. Grazie. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Un grazie di cuore agli amici e collaboratori di ieri, oggi e domani. 40 anni e sembra ieri. www.novalis.it